La presenza del presidente è sempre importante. Domani sarà un derby tra due squadre che hanno voglia di vincere, alla vigilia di Natale, quindi bisognerà essere molto bravi, a giocare una partita sia a livello tecnico che a livello tattico quasi perfetta. Ma no, credo che l'Inter stia giocando un bel calcio. Infatti è la prima squadra a livello realizzativo nel campionato italiano, credo che abbia fatto 36 gol e ha giocatori importanti, nonostante che giocano solo con una punta. A parte che Palace è molto molto bravo, però gli inserimenti di Guarin, Kovacic, i due esterni, è una squadra ben organizzata, quindi bisogna essere molto attenti perché poi è una squadra esperta, una squadra che ha anche della fisicità. Sfrutta bene molto le palle inattive, però poi abbiamo tutto un girone di ritorno più due partite ancora il girone d'andata per recuperare in classifica e io credo che questa squadra ce la farà. No, non, magari in questo momento qui credo che parlare alla vigilia di una partita importante come quella di domani, che è il derby, parlare del mio futuro o di che potrà essere l'allenatore del Milan, no, non ha senso e credo che non ne valga la pena parlarne. Noi abbiamo il compito di cercare di risalire la classifica, di passare l'ottavo di finale di Champions e di arrivare in finale in Coppa Italia. Questi sono al momento gli obiettivi che dobbiamo metterci nella testa. Mario, in questo momento qui sia molto sereno, stia giocando anche delle buone partite, si mette a disposizione della squadra, quindi sa che è una partita importante, è un derby, e da lui tutti ci aspettiamo molto, si aspettano molto, e quindi sono sicuro che farà una bella partita.